Sempre serie, eccoci qua. Oggi Eccoci qua a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del Salotto Culturale di Andrea e Sara. Io, come al solito, auguro a tutti un buonissimo martedì e vi ringrazio per aver seguito la puntata precedente e anche le prime puntate ormai che sono un po' vecchiotte, ma sempre molto interessanti perché i nostri libri sono sempre molto interessanti. Quindi anche per stasera avverto chi ci sta seguendo di prendere carta e penna perché parleremo di due libri bellissimi. Quindi io adesso, come al solito, passo la palla ad Andrea che ci parlerà della serata e delle nostre ospiti, dove lui sarà in minoranza perché saremo tutte donne. Esatto, buonasera a tutti, anche da parte mia. Purtroppo sì, sono tutte donne, uomini, ne abbiamo pochissimi quest'anno, però pazienza, sono il beato tra le donne. Comunque, scherzi a parte questa cosa, sì, poi io saluto tutti, ringrazio tutti quanti e invito anche coloro che ci stanno guardando, se avete delle domande, fatele ai nostri ospiti che sono questi qui, che adesso vi vado a presentare. Abbiamo Tiziana Lillò che ci presenterà Diario di un cervello in fuga al XXI secolo e nella seconda parte Stefania Suvero con un libro che si intitola La Lalla. Quindi iniziamo subito, non perdiamo tempo e facciamo entrare subito Tiziana Lillò. Perfetto, qui ci fa entrare il primo ospite. Eccoci, salve, buonasera. Ciao, Ciao a tutti, mi sentite? ciao. Morte chiara, Perfetto, ciao mi Tiziana. sentite? Sì, Sì, ti ciao, sentiamo. ciao Andrea, ciao Sara. Ciao, benvenuta, grazie di essere qui. Grazie. Grazie a voi. Bene, perfetto. Allora, senti, Tiziana, io partirei subito per farti conoscere a chi ci sta seguendo, quindi ti faccio la mia classica domandona. A chi ci sta seguendo, appunto, racconta chi sei, cosa fai nella vita, cosa scrivi e cosa ti ha portato a scrivere ciò che scrivi. Sì, allora io sono una 41enne, abito in Piemonte, quasi al confine con la Svizzera, lavoro presso un ufficio tecnico, quindi è un lavoro che mi sta un po' stretto, detto francamente, perché a me piace spaziare molto, quindi quello è un lavoro molto burocratico, diciamo, e quindi mi invento qualche altra passione, hobby, insomma. Giusto per dilettarmi un po', tra cui appunto la scrittura. Diario di un cervello in fuga nel XXI secolo è il mio primo libro. Infatti mi piace fare una premessa, ossia che mi considero un'aspirante scrittrice, quindi perché comunque Sei in buona compagnia, anch'io mi sì. considero tale, quindi No, lo perché siamo c'è sempre da tutti. imparare, da migliorarsi. Scherzi. E comunque sia, è un diario di viaggio che racconta un'esperienza di vita autobiografica, quindi assolutamente reale. E diciamo che ho preso un po' spunto nel genere delle ciclite, scusate, nel senso che comunque sia c'è anche tanta ironia tra quelle pagine. E, insomma, si cerca un po' di sdrammatizzare anche le disavventure che ci sono capitate, che comunque vengono raccontate. Okay. Questo Direi che quindi niente, diciamo sei. che è per quanto riguarda il discorso del libro. Poi mi piace anche molto scrivere delle poesie, e quindi insomma, quelle riesco magari a scriverle con più frequenza, nel senso che essendo ovviamente molto più brevi rispetto alle 380 pagine di Diario di un cervello in fuga, quindi sono un po' più fattibili. Questo insomma, Bene, diciamo, è un perfetto. po' il Quindi mio spirito da mostriamo la copertina, scrittrice. Tiziana. Certo, eccolo Mostriamo la qui. Aspetta, copertina, almeno si vede bene. sì. Ok. Così perfetta. Ok, così perfetta. Beh, molto simpatica come copertina. Sì, poi il colore azzurro e blu, le sue sfumature mi piacciono a prescindere, quindi ci piace. Ok, perfetto. Quindi allora, Tiziana, addentriamoci un po' in questo libro. L'abbiamo persa. Si è bloccata, Sì. Tiziana? Confermiamo. Aspetta Sta che forse girando la ritorna. sfera. Vediamo Mi se ritorna, forse è sentite? cascata la connessione. Mi Eccola. sentite? Ok. Sì, è risparita per un Ah, attimo. ok. Allora, no, vi stavo dicendo che la copertina è stata realizzata dalla mia casa editrice.
che è la FABMI insieme alla collana I Read It, nel senso che io me lo leggo editore che fa parte appunto della FABMI, abbiamo collaborato insieme, nel senso, però la copertina è proprio fatta da loro. È bella, veramente bella. Sì, lo trovo anch'io, nel senso, è simpatica comunque, sì, accattivante anche nei colori. Sì, i colori blu, detto, il blu e tutte le sfumature sono molto belle. Quindi diciamo, allora, addentriamoci un po' in questo libro, quindi racconta un po' come è nata l'idea e di cosa parla, naturalmente, senza spoilerare troppo, perché come al solito noi qui diciamo che se naturalmente vi deve piacere il libro e lo dovete acquistare. Sì. Allora, come dicevo prima, riguarda un'esperienza di vita vissuta, autobiografica, ossia quando io e il mio compagno, oggi mio marito Damiano, abbiamo tentato di emigrare in Inghilterra. Questo è avvenuto nel 2008. Noi siamo partiti appunto lasciando tutto e tutti, senza una casa, senza un lavoro, semplicemente con questo sogno nel cassetto di vivere da emigrati. E siamo partiti alla volta appunto della terra della regina Elisabetta, anche perché bisognava imparare e migliorare l'inglese. Diciamo che quando sono partita io non avevo certo in testa l'idea di scrivere un libro, o meglio, secondo me è una spunta da fare nella vita, no? Quella di scrivere un libro, ma il 5 che avevo preso allo scritto dell'esame di maturità mi aveva un po' diciamo, aveva un po' messo l'autostima sotto i piedi, e quindi insomma non mi sentivo particolarmente portata a. E poi comunque sia, per quell'anno c'era già un obiettivo importante, quello di andare a vivere e cercare insomma di trovare delle posizioni migliori, insomma dei lavori migliori per me e per il mio compagno. Quindi ripeto, non era nei progetti la scrittura di un libro. Però giorno dopo giorno, con tutte le vicissitudini, che appunto le avventure, disavventure che ci siamo trovati ad affrontare, e anche dal punto di vista burocratico, no? Nel senso che comunque sia ci siamo trovati lì, in questa nazione per noi nuova, con una lingua che comunque sia era abbastanza un ostacolo, no? Sotto alcuni punti di vista, mi sono sentita in dovere di dover prendere appunti, perché ho detto magari i futuri cervelli in fuga, comunque sia degli altri giovani come noi che appunto hanno intenzione di intraprendere questa stessa avventura, potrebbero essere aiutati da questi miei appunti. E quindi ho iniziato a scrivere più o meno giorno per giorno. Questo non vuol dire che è solo un manuale. Come vi dicevo prima, io mi sono basata molto sul genere cyclic, perché comunque sia metto dell'ironia, cioè l'ironia fa sempre parte della mia vita, e ho cercato di trasferirla anche in quelle pagine. E pertanto, insomma, a mio avviso molte persone, molte coppie si possono intravedere in quelle righe, anche perché sono attimi di vita quotidiana e di coppia, no? Quindi al di là del fatto che noi fossimo in Inghilterra, che dovessimo parlare in inglese, eccetera, eccetera, però alcune situazioni sono veramente molto similari e comuni. E quindi niente, insomma, da lì è partito il tutto e poi ne è nato un libro. Ok, quindi essendo il tuo primo libro in assoluto, come hai detto, come è nata sì. Anche, come ti sei approcciata più che nata a questa nuova avventura, insomma, tra la casa editrice, vedere trasformato, perché penso, insomma, l'editing e tutto, come è stato? Allora, diciamo che io ci ho messo circa un paio d'anni a impacchettarlo, un anno e mezzo, 2 anni. Poi, quando finalmente ho messo il punto sull'ultima pagina, dopo averlo già rivisto, riletto, modificato, tagliato un po' qui, un po' lì, insomma, perché sennò diventavano enciclopedia 12 volumi, ho deciso di... esatto, ho iniziato la ricerca della casa editrice. Okay. Appunto, essendo un'autrice esordiente, emergente, insomma, non mi conosceva nessuno, non è che non è stato facile, perché di risposte io ne ho avute. L'unico punto negativo era che chiedevano tutti un compenso in denaro per poter pubblicare. Ah, i primi quindi, che ti hanno risposto subito sono state quello a pagamento. Classico, sì. Classico. Infatti. Classico. Sì, diciamo che ho scoperto. No.
Esatto, esatto. No, perché era, ripeto, già avevo il mio 5 dello scritto che non mi aiutava particolarmente. In più ho detto, no, ma seppure devo pagare... Cioè, no, allora, no, non bisogna pagare assolutamente. Il gioco, insomma, non mi dava questa cosa. E quindi diciamo che è rimasto un po' nel cassetto per quasi 10 anni, no? Perché però... comunque via, le risposte continuavano ad arrivare, ma arrivavano sempre dello stesso genere. Poi l'anno scorso, in pieno lockdown, tramite i social, sono venuta a conoscenza di questa casa editrice, che appunto valutava manoscritti e quant'altro, e ho provato a mandarli, e loro l'hanno ritenuto meritevole di pubblicazione, e da lì, insomma, la felicità al settimo cielo, perché comunque loro mi hanno fatto un contratto, mi hanno curato l'editing, come vi dicevo, la copertina, insieme abbiamo comunque optato per un altro titolo, io avevo in mente un'altra cosa, poi loro me l'hanno sostituita, cioè nel senso mi hanno provato e io ho accettato, perché comunque sia, mi piaceva anche il titolo, il tutto a costo zero. E quindi, ripeto, io gli sarò sempre grata nella vita, perché comunque qualcuno ha creduto in me, tutto sommato, e già quello è fonte di soddisfazione. Mi pare giusto. Esatto. Vai Andre, vai tu ora. Vai. Ok, io invece ti volevo chiedere, l'esperienza proprio di buttarti nella scrittura, è scaturito da qualcosa o ti è venuta così all'improvviso? Allora, è stata una veramente un qualcosa che mi è partito da dentro. Come dicevo prima, mi sono quasi sentita in obbligo, in dovere, rispetto ai futuri giovani cervelli in fuga, di dover scrivere questa cosa. Ma è venuto tutto con molta naturalezza ed è questo che mi ha aiutato nel portare avanti il progetto. Una mia amica psicologa mi ha detto che probabilmente dovevo elaborare l'esperienza che stavo sostenendo, insomma, che stavo affrontando, e in questa maniera probabilmente ho trovato il modo per farlo. Anche perché considera che appunto, adesso senza voler spoilerare nulla, però il libro, come c'è scritto anche all'inizio, narra i 220 giorni trascorsi in Inghilterra. E quindi, quando poi noi ci siamo trasferiti, ho avuto tutto il tempo per poterci lavorare bene e impacchettarlo, no? E quindi probabilmente sì, anche dal punto di vista psicologico era un modo per esternalizzare quanto affrontato. È Sì, nata perché così. comunque la scrittura è una valvola di sfogo, in molti casi anche una terapia, tra virgolette, se in quel Esatto. momento tu avevi bisogno forse di più ancora di esternare queste tue sensazioni, questi tuoi sentimenti. Quindi ti volevo chiedere, nel libro, quanto c'è di te? Al 100%, anzi al 200%, nel senso che nulla è stato celato, ma anche perché io devo dire che dal punto di vista sociale sono stata un po' assente in quell'anno, no? Nei confronti anche di amici, parenti, conoscenti e quant'altro, perché eravamo talmente concentrati su questo nostro obiettivo e poi veramente avevamo talmente tante cose da fare nel corso delle giornate, che quella parte lì è stata un po' cioè, Accantonato. passata in secondo piano, no? Quindi, con questo non voglio dire che racconto anche quante volte mi faccio la doccia, mi lavo i denti e così via, però sicuramente è molto descrittivo, ma anche perché per far capire appieno le emozioni che si sono provate e anche gli stati d'animo vissuti, a mio avviso era inevitabile dover raccontare quello che appunto stava succedendo. Quindi assolutamente, ci sono io e c'è anche Damiano, ripeto, il libro è stato scritto da me, quindi in primis c'è la mia persona, i miei difetti che sono tanti, e quindi tutte le situazioni, gli alti e bassi comunque sia che abbiamo vissuto. Poi ci sono anche tanti momenti belli perché comunque ci siamo anche riusciti a ritagliare lo spazio per visitare dei luoghi che comunque sia non avevamo visto prima. E Beh, quindi già certo. quello è sicuramente un'esperienza più che positiva. Quindi ti volevo chiedere, chi legge quindi il tuo libro, a fine quando lo chiude, come la classificherebbe la tua esperienza quindi? Perché In che tu comunque senso? Fammi capire. non sei più lì, Come? voi siete tornati, no?
Come noi ci, allora, dall'Inghilterra ci siamo spostati, da nord siamo passati a sud, nel senso che siamo andati alle Canarie per provare l'esperienza di vita al caldo, ecco, specialmente appunto anche per scaldarci le ossa da tutta l'umidità che avevamo preso in Inghilterra. Non ho dubbi. Esatto. Ma io penso che, come dicevo prima, tanti potendosi ritrovare, specialmente in alcune situazioni, possano anche sorridere, no, su quello che ci è capitato e magari ricordarsi degli aneddoti della propria esistenza più o meno similari e quindi dire cavoli è capitato anche a loro oppure cavoli è capitato anche a me, magari poi a me è andata meglio oppure è andata peggio, perché ci tengo sempre a puntualizzare una cosa, questa ovviamente è la nostra esperienza, certo. Ovviamente non è che tutti quelli che hanno preso e sono andati in Inghilterra a vivere o a tentare di vivere hanno subito, affrontato e così via le cose che abbiamo passato noi, cioè in linea di massima ci sono dei passaggi standard, no? Diciamo, però poi ognuno ovviamente ha il proprio destino e quindi si gioca le proprie carte in maniera differente, ecco. Certo, la vostra è una tantum di come potrebbe andare, insomma. Esatto, potrebbe andare così. Potrebbe. Ti posso dire una cosa, però, sì. Che noi abbiamo conosciuto una coppia che anche loro praticamente sembrava il nostro clone, perché anche loro sono partiti senza nulla, solo con questo sogno appunto nel cassetto, e veramente ci capitavano le cose molto molto simili, quindi una buona percentuale di persone secondo me possono... Si ritroverebbe in questo libro, sì. Bene, vai Andre. Okay. Noi ti volevo dire che il tuo libro l'ho letto, molto apprezzato, infatti il fatto che è proprio preso da riferimenti che sono successi sia a te che a Damiano, e apprezzo molto il vostro esservi messi in gioco con questa avventura, andando in Inghilterra, e traspare molto nelle pagine leggendolo. E ci sono come hai detto te, giustamente i momenti che fanno ridere, riflettere, però sembra di stare lì con voi, mi è sembrato di stare quando l'ho letto. Che prendi proprio per mano il lettore, lungo le pagine, lo conduci nei posti dove sei stata, è molto bello questo. Mi fa piacere, veramente, sentirtelo dire mi scalda il cuore, veramente, perché allora vuol dire proprio che tu eri lì con noi, esatto, e quindi, insomma, hai subito anche tu quello che abbiamo subito noi. Ma avete molto, è stato molto trascinante, molto coinvolgente, e ti faccio veramente i complimenti che sei riuscita a trasmettermi queste cose, veramente, ben fatto, veramente. Mi fa davvero davvero molto piacere, anche perché detto tra noi, io apprezzo molto di più le critiche da coloro che non sono né parenti né amici, perché sai che sono sempre un po' di parte. Normale, quindi quello che mi stai dicendo adesso te vale, non vale 5 stelle, ne vale 10, guarda, veramente. Sì, ma penso più in quelle critiche, più che dei familiari, dei parenti, che tanto quello uno le sa, mettersi in gioco anche con altre critiche di gente al di fuori. È molto bello, se uno fa centro in quel modo vuol dire che è riuscita a trasmettere quello che vuole dire. E te, tu hai detto, per me ci sei riuscita, perché mi ha molto colpito il tuo libro. Bene, grazie davvero. Prego. Ma infatti, come dico sempre, a chi insomma ci sta seguendo e acquisterà il libro di Tiziana naturalmente, lasciate ogni tanto una recensione, che a noi autori le recensioni fanno tanto piacere. Sì. Solo per capire se ciò che abbiamo scritto... È scritto bene, ma io apprezzo anche molto quelle negative, purché costruttive, ovvio. Io non sto parlando di cattiverie gratuite che purtroppo talvolta capitano, e come sempre nel mondo. Ma se sono negative, ripeto, ma con l'intenzione di far del bene comunque all'autore, perché per aiutarlo a crescere, a migliorarsi, assolutamente, perché ribadisco, gli aspiranti scrittrici hanno bisogno molto di migliorare. Di continuare ad imparare e mettersi in gioco, quindi ben vengano le recensioni, assolutamente. È vero. Quindi allora ti volevo chiedere inoltre, dato che questa tua esperienza insomma è stata molto positiva, nel tuo cassetto hai già qualcos'altro o in mente qualcos'altro? Continuerai questa tua avventura? Allora
Allora, come ti dicevo prima, ho sempre bisogno, sono un po' irrequieta da un certo punto di vista, e quindi ho sempre bisogno di avere qualche progetto in testa. Sicuramente questa qua è stata una bellissima esperienza, che ovviamente ha portato via molto tempo, come ti dicevo prima. Insomma, ovviamente non è stata proprio una passeggiata, ma sono stati tutti sacrifici che rifarei 100 milioni di volte. Difatti, mi piacerebbe moltissimo riuscire a scrivere un libro su varie esperienze delle donne, delle vite femminili. Ovviamente, sempre prendendo spunto da storie di vita vera, perché partiamo dal presupposto che io sono un amante appunto di tutto quello che è biografico, no? Quindi dai libri ai film, cioè, io sono molto proiettata verso quella direzione. E poi reputo anche che ogni vita valga la pena di essere scritta e letta da un certo numero di lettori. Questo è sicuramente una cosa che mi piacerebbe fare. Però da quando è stato pubblicato il libro, cioè appunto l'anno scorso il libro è uscito, poi praticamente sono rimasta incinta, nel senso che io attualmente sono in dolce attesa, e quindi al momento mi sto concentrando su un diario, diciamo, relativo alla gravidanza. Non sia mai che magari da questa cosa non rimanga solo il diario scritto prima di andare a dormire, ma si possa trasformare in qualcosa di più, ecco. Non si sa mai, vediamo, è un work in progress, diciamo. Però, in tutti i tuoi anche putativi progetti, come hai detto, tu sei molto introspettiva, cioè è tutto molto legato a te, quindi in ciò che scrivi, poi come abbiamo detto anche in questo libro, tu ci sei perennemente, cioè la gente vedrà proprio te nelle pagine dei tuoi libri, sì, anche successivi, insomma. È una bella cosa. Nel bene e nel male, infatti, ci sono tutti i miei difetti, che sono pochi, qualche pregio magari, però sono proprio così, senza veli, ecco. Diciamo che, insomma, non vi nego che all'inizio, insomma, ero un po' titubante su questa cosa, no? Perché, sai, cioè, non che io porti una maschera, sia ben chiaro, perché bene o male, cioè, il mio carattere lo conoscono tutti, però effettivamente alcuni amici e conoscenti che conoscono sia me e Damiano, avendo letto il libro, hanno detto, cavoli, però non sono stati giorni semplici, perché voglio dire, a parte il fatto che veramente alcune situazioni ti portavano proprio, insomma, a dover un attimino riflettere e ridimensionarti, no? Perché quello che dico sempre, noi siamo partiti molto carichi, e sicuramente quando uno ha un sogno e riesce a realizzarlo, e se poi questo sogno realizzato si trasforma nel proprio, cioè si rivela il proprio successo, a mio avviso è come aver vinto il Superenalotto, no? Nella vita, perché vero. Ok, ci credevo, ho fatto in modo che si realizzasse e vedi che avevo ragione, ma talvolta la realtà non è come ce la si immagina, no? E quindi ci si trova di fronte a delle situazioni che non sempre sono quelle appunto che uno sognava in precedenza, però cioè nel senso è questa la vita, a mio avviso, no? È più probabile che capiti così e che quindi ti trovi davanti a delle situazioni. La vincita al Superenalotto è rara, insomma. Esatto, bravissimo. E quindi niente, si cade, ci si rialza, con un altro obiettivo, un nuovo progetto. Vero, vero, vero. Vai. Io la penso, insomma. No, rimanendo in tema di quello che ti dicevo prima, invece con questo viaggio che hai fatto in Inghilterra, tutto quanto, il momento ideale per scrivere questo libro quando è stato? Nell'arco della giornata? La mattina, il pomeriggio, la sera, la notte? Allora, no, io di notte no, dormo perché sono una gran dormigliona e non ce la faccio proprio, guarda. Cioè, o meglio, ci ho anche provato, devo ammetterlo, ma poi
cioè, praticamente mi addormentavo sulla tastiera. Allora, niente, quando io avevo la possibilità di ritagliare i momenti di scrittura, nel senso che quando noi siamo andati alle Canarie, comunque sia, avevo molto tempo a disposizione. Io prediligo scrivere al mattino, detto francamente, perché comunque sia sono più riposata e riesco a produrre anche di più. Poi le faccende domestiche riesco a fartele anche alla sera, nel senso che anche lì mi viene la forza di andare avanti. Però per quanto riguarda appunto la scrittura, quindi dove ci devo mettere proprio la concentrazione e così via, sicuramente sono più mattiniera. Okay, quindi non sei uno scrittore notturno, perché la maggior parte non potrei mai. No, neanche io, di notte piena no, cioè posso far tardi, cioè che ne so, posso finire anche verso mezzanotte se ho una cosa da finire. Sì. Però se mi dici no, sto fino alle 2, alle 3, no. Neanche alle 6 del mattino che mi alzo, invece qui presente Andrea fa così, lo vedo che sta annuendo. No, sì. Io dormo anche poco, non è per il fatto che sono dormito, però non ce la farei lo stesso. Comunque, io ricorderei, Tiziana, allora, chi ci sta seguendo, dato che siamo vicini alla fine, dove poter trovare il libro? Sì. Allora, beh, sicuramente sulle maggiori piattaforme online, quindi Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori. Ovviamente c'è la versione sia cartacea che ebook, oppure presso la vostra libreria di fiducia, però previa prenotazione. Quindi, e poi vabbè, io vivo nella provincia di Verbania, quindi bene o male le librerie della zona sono state rifornite anche con la copia cartacea in maniera tale che uno non, se interessato, non debba aspettare. Però a linea di massima sulle piattaforme online. Okay. E chi volesse invece trovare te, dove ti può contattare? Allora, vi lascio la mia mail. Comunque sia, vabbè, io ho una pagina Instagram, una pagina Facebook, Diario di un cervello in fuga, fondamentalmente. Beh, quella di Instagram è diario_di_cervello_in_fuga. È perché portano a fare queste sì, perché se no non te lo fa fare. Esatto. Comunque sia, mi potete anche scrivere alla mail diario_di_un_cervello_in_fuga@gmail.com. Sarò ben lieta di rispondere alle vostre curiosità, diciamo. Bene, perfetto. Io quindi direi di rimostrare il libro in tutta la sua bellezza. Quindi rimostriamo. Perché te l'ho detto, la copertina è molto baruccia. Sì, così è perfetto. Va bene? Va bene. Perfetta. Ok. Che tra l'altro sono un po' i colori della bandiera inglese. Eh beh, certo, perché dobbiamo rimanere. Era tutto collegato. Dobbiamo rimanere in tema di questa avventura, che insomma è stata fantastica, secondo me. Queste sono quelle avventure che poi racconti. Tu hai detto, insomma, che diventerai anche mamma, li potrai raccontare anche di quando siamo andati. Esatto, sicuramente potrà essere magari una storiella della buonanotte, ecco. Magari metterei le parti dove c'erano un pochettino c'era un po' più di irrequietezza, magari gli racconterò solo i momenti belli, ecco, dove abbiamo visitato posti, luoghi insomma insoliti e così via. Ma sì, poi comunque sono esperienze che c'è nella vita, che sono belle da affrontare, anche se poi, come hai detto tu, con mille sfaccettature, però insomma sono utili anche, secondo me, proprio come stile di vita, perché poi capisci anche cosa ti porta a mutare. Esatto. Nella vita, e poi trovi una tua stabilità. Ande, un'ultima domanda? Un'ultima domanda proprio, diciamo, a parte questi progetti che hai detto prima, diciamo, visto che tanto io, cioè, parlo per me, visto che faccio anche scritto in collaborazione, tu hai mai pensato di fare un libro in collaborazione con qualche autore, autrice? No, ma non mi dispiacerebbe, sinceramente. È una nuova, nel senso che non ho avuto, esatto, non ho avuto mai l'occasione di sentirmelo proporre, nel senso che ecco, questa cosa qua non è ancora capitata. Però sicuramente potrebbe essere una cosa
intelligente e soprattutto molto stimolante, no? Anche perché ovviamente diciamo è ancora più difficoltosa sotto un certo punto di vista, perché comunque bisogna cercare di incastrare i vestiti di tutto. Esatto. Però vabbè, come avrete capito, insomma, le sfide mi tutti piacciono fede. Anche, quindi esatto. E poi ripeto, sicuramente ci sarebbe da imparare, questa a mio avviso è la cosa più importante. Sono d'accordo. Perfetto. Intanto la collaborazione è una sfida a prescindere già in partenza, indipendentemente da chi sia. Ah, beh, esatto, sì. È vero. Ma io per dirti, sto scrivendo un libro con qui con Sara, presente, ci siamo ritrovati e stiamo andando molto molto bene, sta venendo una cosa coinvolgente. Poi prossimamente è una sfida, perché la mia prima volta a fare un libro a quattro mani. Ho accettato la sfida, vediamo cosa uscirà. Bene, bravi. Mi piacciono. Grazie. Le persone che si mettono sempre in gioco, ecco. Sì, bisogna fare così. Okay, perfetto Tiziana, allora siamo giunti alla fine della tua mezz'ora, io ti ringrazio di essere stata con noi, a chi ci sta seguendo consiglio di comprare il tuo libro e se vorrà di farti sapere se è piaciuto o non piaciuto, perché insomma uno accetta qualsiasi giudizio, e ti ringrazio di essere stata con noi. Io devo ringraziare voi che mi avete dato questa opportunità di parlare ancora una volta di Diario di un cervello in fuga nel XXI secolo, che non se ne parla mai abbastanza, diciamo. Ovviamente mi auguro che chi lo vorrà leggere insomma possa piacere, insomma, e soprattutto possa far sorridere, no? Passando qualche ora, insomma, un po' calandosi nelle nostre vite, nelle nostre vicissitudini, però insomma con il sorriso sulle labbra. Bene, perfetto, sono d'accordo. Allora noi ci salutiamo, grazie di essere stata con noi, e se vorrai scrivere altro, alla prossima. Certo, grazie ancora. Un bacio, ciao a tutti, ciao. Eccoci qua. Siamo rimasti rimaniamo qualche secondo in due per presentare la nuova ospite che sta arrivando. Abbiamo Stefania Suvero che ci presenterà il libro La Lalla. Perfetto, facciamo entrare la seconda ospite. Eccoci qua. Eccoci. Ciao Stefania, benvenuta. Ciao. Grazie a voi, ciao. Bene, io partirei subito, perché chi ci sta ascoltando scoprirà subito di te e del tuo libro. Quindi, come al solito, io ti chiedo a chi ci sta seguendo di raccontare chi sei, cosa fai nella vita, cosa scrivi e cosa ti ha portato a scrivere ciò che scrivi. Va bene. Allora, io sono ligure di nascita, sono nata alla Spezia, ma abito nella provincia di Milano da tantissimi anni. Ho un laboratorio artistico di pittura che perlomeno è nato soltanto come un laboratorio artistico, dove io facevo lezioni, che mi ha dato l'opportunità di partecipare a delle convention, a tanti concorsi, e poi l'ho un po' allargato a un negozio anche di oggettistica particolare. In questo momento ancora di più lo sto allargando, perché dopo l'uscita del mio romanzo c'è stato questo interesse per la scrittura, per la letteratura, per i libri, e quindi lo sto allargando ancora di più a una piccola libreria di nicchia che sta nascendo, e pensiamo di inaugurare i primi di settembre, dove ospiterò gli amici e chi vorrà presentare i libri, fare degli aperitivi, trovarci dei caffè letterari. E già ci sono parecchi scrittori delle mezzelane, non? Che sono interessati a questo progetto, e spero che ne venga fuori una cosa carina. Sì, sarà bellissimo. Io lo spero, ci stiamo mettendo un sacco di energia. È vero. Per quello che riguarda la scrittura, a me è sempre piaciuto scrivere. Io da bambina tenevo un diario quotidiano, e poi ho avuto sempre da piccola l'opportunità di conoscere una scrittrice che era un'amica di famiglia, che era Mirella Ardi, che in quel tempo, nei primi anni 60, era un personaggio eccentrico che mi ha sempre affascinato tantissimo. Lei scriveva per addirittura 9 testate di questi settimanali, scriveva delle novelle, allora era molto di moda questo tipo di scrittura, e lei era un tipo veramente affascinante, declamava poesie, inventava storie, e per me era un mito, che era quello che io avrei voluto fare da grande. E lei era una discendente fiera di Thomas Hardy, del quale britannico cognome si era persa la H nei secoli, però non la sua
suo fervore letterario che ancora adesso ha, perché ancora scrive, ancora. Appunto, io dopo questo tempo che ci siamo frequentati, che era una bimbetta, poi lei ha cambiato città, ci siamo persi di vista, e per quegli strani garbugli del destino, dopo anni l'ho ritrovata in rete, tipo 2010, che ha un premio letterario che era stato dedicato a lei. E siccome io scrivevo per diletto racconti, mi sono iscritta a questo concorso, ho vinto un premio e ho vinto anche l'opportunità di ritrovarla, ed è stato piacevolissimo. Lei per me era un mito, perché era uno spirito libero, e uno spirito libero come Lalla. Lalla è la protagonista del mio romanzo, che ha questa avventura negli anni 60, in un periodo dove la gente era piuttosto disciplinata da tante regole, da questi comportamenti lineari, e lei era un po' una ribelle, e quando i figlioli hanno deciso, più interessati al benessere del conto corrente, del patrimonio familiare, che a quello della madre, di chiuderla in una villa, per quanto di lusso, sul lago di Como, lei ha cercato di riguadagnare la sua libertà, che effettivamente si meritava. E lei non è più giovane, ma è ancora piena di interessi, di vitalità, per cui è tutto è scoppiettante in questo suo rapporto con i suoi coinquilini, che sono delle caratterizzazioni di personaggi. C'è la sua odiata, acida compagna a distanza, di "ce mi sto", che è perdutamente innamorata, non ricambiata, del cavalier Vismara, che è un azzimato tombeur de femme. C'è un inossidabile ammiraglio della marina, c'è una petulante pianista francese, e poi c'è Virginia, che è l'unica che tra queste persone la sente vicina, la protegge, la capisce il suo spirito e la sua voglia di evadere, e la sostiene in tutte le diatribe che ha con questi personaggi. Poi apparirà una misteriosa e algida contessa, donna Fanny, che risolverà molti problemi di Lalla, però adesso non vi dico più niente. No. Questo è il romanzo in libro. Mostriamo, almeno mostriamo la copertina, eccolo qui. Perfetto, più o meno. Ce l'ha anche Andrea, bene, perfetto, abbiamo il bis. Quindi Andrea, tu l'avrai letto di sicuro, vai con qualche domanda. L'ho letto e ti volevo chiedere qual è stata, come ho detto prima a Tiziana, qual è stata la scintilla che ti ha fatto partire a scrivere pure a te questo libro? Qual è stata la causa scatenante? Ma perché io ho sempre ammirato, apprezzato il desiderio di indipendenza di tante donne che ho conosciuto, sia nella mia famiglia, mia nonna, mia mamma, che fuori. Per cui la Lalla è un po' un condensato di tutto questo desiderio di indipendenza. Io avevo cominciato a scriverlo un po' per gioco. E poi mi ha fatto compagnia per anni. Io non l'avrei mai pubblicato se non fosse stato per il nostro comune amico Renato Ghezzi, che un bel giorno mi ha detto: ma sta Lalla tra un po' c'ha 200 anni, basta. Che ci sta seguendo Renato, infatti, perché ha salutato adesso. Ti immagino Marco Antonini, ti stanno seguendo e mandano i saluti. Grazie. Renato ti osserva. Renato mi cura, sì. E niente, è stato lui che a un certo punto mi ha detto: ma basta, chiudi la palla, a finire, poi facciamo il seguito, però basta. E è stato lui che mi ha accompagnato con Eufemia al Salone di Torino, dove ho portato il manoscritto alle Mezzelane Case Editrice, che hanno accettato. Poi c'è stato tutto l'iter dell'editing, eccetera eccetera. È uscito l'anno scorso in occasione della Ghirlanda di Libri di Cinisello, e da allora per me è stato un trampolino di lancio il mio negozio, perché io, avendo questo negozio da 22 anni, conosco un sacco di gente, quindi tantissimi hanno voluto leggerlo, e con mio grandissimo piacere hanno deciso poi di regalarlo a Natale agli amici. Ancora oggi si è diffuso da lì, per quanto io non abbia potuto fare nessuna presentazione, perché quando il libro è uscito purtroppo è arrivato il Covid e ha bloccato tutto. Quello è un problema, è stato un problema generale, sì. Decisamente. Speriamo che ora cominciamo a prenderci un ritmo
le fiere, mi mancano le fiere, anche solo per rivedere la gente, cioè, manca veramente il contatto umano. Tanto manca, sì. Tanto. Non è la stessa cosa, è un grande mezzo questo, però in presenza è un'altra cosa. Sì, però, vabbè, meno male, cioè, ci sono meno state queste possibilità, sì. Certo, quello, spero il contatto umano, poi la fiera secondo me è una delle, quella di Torino poi è una delle, cioè, io mi perdevo lì dentro, vagavo in quegli stand per ore, poi mi ricordavo che erano, io sono qui con la casa editrice, oh, cioè, sono partita con la valigia vuota di solo tre cose, sono tornata con una trentina di libri tutte le volte, quindi... È apparso una cosa, Stefania, c'è una persona che ti deve parlare. È apparso una persona, lo faccio entrare. Ciao! Oh, che c'è, ciao! Ma che sorpresa! Che sorpresa! vedi, sei venuto a darmi sostegno? Sì, dai. Sì. Ma che fatica a finire quel libro. È vero. Alla fine poi gli ultimi visto si stampi alle 4 del mattino, una roba folle. Ma sì, ma è un classico. Però ci siamo riusciti, dai. Ci sei riuscita. Sì. Sì, no, col tuo aiuto. È un bellissimo lavoro. Ma io sono contenta, sì. Quindi Renato, tu che hai, come si può dire, spinto in questo libro, hai qualche domanda un po' più interessante per la nostra Stefania, qualche considerazione? Ma una domanda a cui un pochino Stefania ha risposto, però quanto c'è di Stefania in Lalla? Un po' c'è, cioè sarebbe più quello che Stefania vorrebbe essere Lalla, è un po' frenata da tante cose. Più che altro vorrei essere Lalla. Ecco, vedi. Nei libri o mettiamo, come la nostra precedente ospite Tiziana, tutto di noi, o se no mettiamo ciò che vorremmo essere, perché tanto è sempre quello, il gioco. Alla fine sì, tanto una cosa, un'altra, c'è sempre qualcosa di noi che ci rispecchia in un libro. Sì. Sì. Sicuramente. Bene, quindi allora Tiziana, questo libro... Come, cioè, abbiamo detto più o meno come è nato, tu l'hai, dato che ha avuto, come ha detto anche Renato, una gestazione decisamente lunghetta, sì. Come l'hai affrontata questa cosa? C'era qualcosa che ti fermava veramente o perché era proprio molto tuo, quindi a volte ci sta che perché non lo vogliamo lasciare? È così, perché mi faceva compagnia, io come Andrea scrivo la mattina, per cui tutte le mattine c'avevo il mio appuntamento con la Lalla, mi ne andavo avanti un pezzo, mi veniva in mente qualcosa che poteva andare, l'allargavo sempre, l'allungavo, ogni giorno c'era una... Cioè mi è dispiaciuto davvero chiuderlo, perché alla fine era una compagnia. Ma quindi ci sarà un putativo seguito o è proprio chiuso? Ma sai che non lo so, il finale è aperto, potrebbe anche esserci, non lo so, qualcuno mi dice ma dai perché non la fai proseguire questa storia, altri mi dicono che è meglio chiuderla perché magari si rischia di rovinarla e non quello so. Sì, è un dubbio, però se farai un seguito ci sarà Renato che stizzerà le calcagne per non avere... Quello sicuro, quello sicuro. Ma io già adesso con altre idee che stanno maturando, sto spingendo Stefania. Ah sì. Renata mi vuole trascinare in un tourbillon molto più eccitante della Lalla. Sì, infatti, sì. Storia di malavita, non diciamo altro. Interessante, allora colgo la palla al balzo, quindi ti chiedo, quindi hai altri progetti nel cassetto di cui Renato vuol tirar fuori qualcosa o... No, questo qui è un progetto di Renato più che mio, che mi intriga, però non lo so, bisogna che ci proviamo. No, il mio progetto più piccolo era una raccolta di racconti, sempre di storie di donne, e poi ho in mente un'altra cosa da un sacco di tempo, che c'è una montagna di documentazione sulla moglie di un direttore delle carceri di Castiadas in Sardegna, che viveva in questa specie di microcosmo, che era questo carcere che era autosufficiente, autogestito, in mezzo alle paludi malariche. Io ho visitato più volte la sua casa e tutto quanto, è un
carcere che è stato chiuso nel 52, e ci sono le fotografie di questa che mi fa sempre una tenerezza pazzesca, lei con questi due bambini in mezzo al nulla, con tutto questo strano. Gioia, insomma. Eh sì, però è strano perché era tutto un mondo nel mondo, e mi ha sempre intrigato, mi vado a leggere tutte le cose che ci sono, ce n'è un sacco, prima o poi le metterò tutte insieme, ma sarà un'altra Lala, ci vorrà un'altra decina d'anni, quindi meglio la malavita. No, no, è più facile la malavita. Lui minaccia, ma lui adesso mi coinvolge in qualcosa di più concreto dei miei sogni sardi. Ma sì, bisogna sperimentare, muoversi, sempre, no, comunque. Vedi che io adesso mi sono lanciata anche con la libreria, la mia veneranda età, come dice mio marito, vuoi fare troppe cose, ma sono fatta così, che ci posso fare? Ma sì, bisogna sempre tenersi attivi, sempre. È vero. Bisogna inseguire proprio gli obiettivi che uno ha, dare spazio alla fantasia, a quello che uno sente dentro, e tirarlo fuori, e arrivare appunto alla gente, e se ci si arriva è molto, molto importante. È tantissimo, certo. Certo, infatti, ci ricordiamo con Tiziana prima, bisogna sempre andare e accettare le sfide che ti porta la vita. Sono d'accordo. Perfetto, Andre, vai tu, vai con qualche domanda, ne facciamo a giro. Invece il nome proprio Lalla, da cosa ti è venuto in mente di dare questo nome? Così. Ma sai che non lo so. Non lo so, a un certo punto mi è venuto in mente sta Lalla, poi Mafalda Malinverni gliel'ho attaccato dopo per dare un senso alla Lalla, ma non lo so, ho cominciato così e boh, è andata così, non c'è una ragione particolare. Capirò, perché siamo alcuni personaggi, appunto, avendolo letto, sono ben delineati, hanno proprio nomi, tutto quanto, invece questa Lalla, mi sono detto, come è venuto in mente questo nome? Infatti, perché la Lalla è leggera come una canzone, e allora per quello che l'ho lasciata così, perché all'inizio era una cosa indefinita, mentre gli altri personaggi poi sono stati caratterizzati più dettagliatamente, e lei è rimasta così come era all'inizio, sempre un po'. Se tutti vanno nella direzione, questa va dalla parte opposta, appunto. Infatti. Ciò che svolazza nel libro, insomma, quindi lei svolazza nelle pagine, nelle parole. Però lei svolazza in modo leggero, ma il tema è importante, perché è il tema della vecchiaia, della perdita dell'autonomia, di questa specie di segregazione, di questa perdita delle consuetudini che diventano di quello che si è dato sempre per scontato, che si comincia ad apprezzare perché non c'è più. Quindi questo tema è importante, è difficile, però io sono convinta di averlo portato con una certa leggerezza, per cui alla fine tutti quelli che mi hanno dato riscontro mi hanno detto che l'avevano letto con piacere, che erano arrivati alla fine anche curiosi di sapere come sarebbe finito, ma nessuno mi ha detto che si era intristito per il tema, che in realtà Però si vede, come hai detto, che sei riuscita a portarlo in una dimensione tale da non portare tristezza, e che è tanto. Okay, ma perché è un inno alla vita, è un inno a non arrendersi mai, a trovare sempre degli obiettivi, a continuare a venire fuori dalle situazioni, anche le più brutte, quelle che sembrano senza speranza. Per cui alla fine si vede un raggio di luce, anche se finisce di notte, però si vede un raggio di luce alla fine di questo romanzo. Quindi è bello, è piacevole, no? ci dà una prospettiva. Veramente mi ha ricordato molto pure, dopo, quando hai scritto queste cose, che alcuni vogliono, magari c'è chi la vuole truffare, tutto quanto, che vogliono prendersi i soldi, queste cose, un po' tipo Serafino e Celentano, il film, che tutti vanno a pregare. Mi ricorda molto questo. Abbiamo un nuovo saluto. Riesce a farla franca e riesce a vincere su tutti. E questo uguale, lei è la stessa cosa. Eh sì, lei è tosta. Molto. C'è il caratterino bello forte, mi è piaciuto. Ci saluta con un aspetta, Andre, Valentina Nuccio che ci saluta con un abbraccio. Ciao. Ciao Valentina. Quindi... Salutiamo anche lei. Ciao Vale. Dire che manchiamo. Sì, ora ha riscritto di nuovo che mi manca. Dai, che presto ci vediamo, Valentina. Passa domenica a trovarmi. Ecco, qui ci diamo. Ah già. Sì. O sabato potresti passare da me, però sabato ci sono io prima di lui, nello stesso posto. Siamo nella stessa libreria di Monza, Stefania sabato, io domenica. Bene, per caso. Quindi per tutti i monzesi, brianzoli.
è un invito a venirci a trovare. Valentina, vai. Molto volentieri, quando potremo, verremo molto volentieri. Ci mancherebbe. Anzi, siamo presto di vederci, pure come abbiamo detto prima. Con i birbanti passo, ha detto Valentina. C'è qui per bere, però sì, dai, si spera, come dicevo anche prima, che prima o poi queste fiere, insomma, ci possono dare di nuovo l'opportunità di vederci di persona. Ora pare che, insomma, si stia ripartendo un po' alla volta. Ora non so voi come piano, piano, facciamo tutto. Siete ancora tutti gialli, mi sa, come o no? Siamo gialli. No, siamo solo tre bianche per adesso. No, dico, ma tra di noi qui siamo ancora gialli. Tutti noi qui, noi presenti, sì, sì. Tanto Lombardia, Toscana, Marche è tutto giallo per ora. Quindi, vabbè. Noi fino al 21 giugno siamo così, ce l'hanno già detto, quindi... Sì. E noi uguale, stessa cosa. Vedremo. Però, insomma, ci si può muovere più facilmente. Perfetto, quindi Stefania, io ricorderei dove potrei trovare il libro. Oh, Renato, aiutami. Dove possiamo trovare il libro? Sul negozio Le Mezzelare. Da Pensieri, accusano Milanino, a Milanino, perché Cusano Milanino è l'unione di due zone e Milanino ci tiene a distinguersi. Ah, ecco, vedi? Sì, non sì. Lo sapevo. Questo è pesante. A Milanino e poi sulle piattaforme, ordinandole in libreria, quello che è stato scritto. Ok, perfetto. Diciamo anche dove poter trovare te, Stefania, se qualcuno volesse mettersi in contatto con sì, te. Sì, io ho una pagina Facebook, Stefania Suvero, e un'altra Pensieri, che è quella della libreria. Perfetto. Quindi ormai che siamo quasi in chiusura, vogliamo addentrarci anche in questa tua nuova avventura, perché la trovo una cosa bellissima. Vi parliamo di questa tua libreria che sta nascendo, insomma. Sì, sì. Abbiamo già tutte le autorizzazioni, la cosa più difficile nell'allestimento della libreria è stato eliminare 22 anni di caos accumulato nel retro, per cui questa è stata una tragedia che si sta concludendo adesso, perché non puoi immaginare che cosa... Mamma. Adesso c'è, cioè, dopo due traslochi con furgone degli sgomberi ce l'abbiamo fatta, sabato imbianchiamo tutto, abbiamo già ordinato le librerie. Abbiamo di fianco un bar che è ansioso di prepararci degli aperitivi o qualche cosa, del caffè per intrattenerci. Abbiamo degli tanti scrittori che vogliono collaborare. E io ho un sacco di clienti che non vedono l'ora. Speriamo che tutto vada avanti così e che presto si possa cominciare davvero. Bene, perfetto. Mi pare una bellissima cosa, anche se da lontano io, quando farete qualcosa, non so se potrò venire, però se vi seguirò comunque da internet e varie cose. Ah, sì. I ricordi sì. Letterari mi piacciono tantissimo, poi insomma. Credo verrà fuori una chicca molto, molto, molto bella. Bene, Andrea, a voi aggiungere qualcosa? Se no facciamo aggiungere, se ha qualcosa Renato da dire, manca poco. Sì, no, infatti il progetto che sta facendo è molto bello, anche presentare i libri lì all'interno con quello che sta creando, veramente. Anche poi quello che, anche la pagina stessa sua della libreria che sta nascendo, delle belle foto, veramente ti faccio veramente i complimenti, che è veramente un bel negozio, complimenti. Grazie. Prego. Anzi, poi tra l'altro ho visto anche diversi oggettini molto carini, sono dei soprammobili pure, molto sì, belli. Ci sono tante cose. Sì, molto particolari. Chi lo sa? E prima o poi magari chi lo sa che ce la facciamo a vederci davvero. Sì, ma molto volentieri, speriamo presto di vederci, almeno ci conosciamo anche. Ma veramente. Ok, perfetto. Renato, hai qualcosa da dire? Ma aggiungendo sempre al discorso dell'iniziativa che sta tenendo Stefania, abbiamo dei programmi che sono molto intensi, perché oltre a quello che ha già detto, abbiamo anche lanciato l'idea di fare una serie di incontri per Book City a novembre, quindi a dire 5 incontri, uno al giorno, per tutta la durata della manifestazione. Stiamo aspettando l'autorizzazione da Book City, però la nostra intenzione è farli comunque, quindi con o senza marchio, per cui faremo un fuori Book City al limite, però con incontri quotidiani in quel periodo di novembre. Vabbè, speriamo. E poi abbiamo lanciato anche il corso di scrittura tenuto da Renato, del quale mi sono dimenticato. Eh sì, per il quale stiamo raccogliendo le iscrizioni. Esatto, che si baserà sul libro di Rita,
bodybuilding per scrittori. Bodybuilding. Ah, ecco. Tutto torna. E certo. Sì, sì, tutto torna all'origine. Tutto sì. Torna. Bene, 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 molto, molto, molto bene. Quindi, ok, siamo arrivati con te anche alla fine. Grazie, sì. Manca di questa minuti. Mezz'ora. Io ti ringrazio per essere stata con grazie noi. Grazie a voi. Chi ci ha seguito, si è interessato al tuo libro, lo possa acquistare, come ricordo sempre, lasciate una recensione ogni tanto, noi autori, sì, fa piacere. Sì. Cioè, due parole, non papiri, bastano poche, poche ma concise parole. Quindi io vi ringrazio, Renato, grazie di questa improvvisata anche. Grazie a voi. Davvero, grazie. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie a voi grazie per l'ospitalità. Grazie, grazie tanto. Allora vi saluto, buona serata. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. 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 Eccoci qua, Andre. Siamo rimasti soli due. Soli. Sì. Ok, quindi allora, prima cosa direi di ricorda gli ospiti della prossima settimana. La prossima settimana finalmente abbiamo un uomo che si chiama Romualdo Meo, almeno non sono da solo, siamo due e due. E, la, e l'altra ospite sarà Gina Marcantonini, che è stata qui con noi questa sera, che è stata la prima che ci ha mandato i saluti. Okay, e sarà questo. Qui anche lei, con un nuovo libro tra l'altro, fresco fresco. Beh, che mi ha mandato oggi. Beh, i nuovi libri ci piacciono sempre, perché le novità ci piacciono. Bene, perfetto. Una scoperta veramente. Okay. E infatti ci manda i saluti. Ciao Gina. Ti aspettiamo la prossima settimana. Ci vediamo tra una settimana, insomma. Quindi allora io come al solito ringrazio tutti coloro che hanno seguito questa puntata, ringrazio Tiziana e Stefania per essere stati con noi. Vi do appuntamento la prossima settimana e come al solito, Andre. Fatti bravi, ma aspetta a stoppare perché c'è dell'altro da dire. Vedi. Vai. Una, intanto lo diciamo, il nostro progetto, un racconto che abbiamo scritto insieme, che trovate, diciamo, sulla nostra pagina o sui nostri profili, che praticamente raccontaci una storia, che abbiamo scritto un racconto che si chiama Green 79. Chi è che non l'ha votato, se vi fa piacere andatelo a votare, perché stiamo gareggiando per questo progetto. Quindi più ci votate, più avremo possibilità di andare avanti. Poi da pochi giorni proprio, circa, sì, una settimana fa, quasi, è nata la nostra pagina che si chiama I Mille Fogli Sparsi di Andrea e Sara. Se non avete messo mi piace, vi invitiamo a farlo. E poi lì potrete trovare molto di noi, i nostri libri, gli eventi che faremo, cose, diciamo... Posso dire, è appena nata, non è che ancora... Ci prenderemo mano, piano piano. Sì, adesso, piano piano, mettiamo un po' tutto, mettiamo in puntata del salotto. Ci saranno molte cose, progetti che faremo al momento, progetti futuri, quindi... Seguiteci se non vorrete sapere di più, perché idee in cantiere con Sara ne abbiamo tante, quindi sì, anche per tutto il 2021, 2022 sentite ancora parlare di noi alla grande. Bene, anche bene, perché bene. In virtù di tutto ciò, lo diciamo, partiremo a ottobre, adesso dobbiamo decidere con la terza edizione del salotto ufficiale. Sì, noi facciamo come quindi tutti il resto del mondo. Esatto, quando sarà. Sì, sì, noi andremo in ferie tra un po', perché... Sì, sì, ci prendiamo poi un paio di mesi di pausa e poi dopo ricominceremo. Sì, perché ricordo quante puntate mancano alla fine? Mancano due puntate alla fine, più dopo ce ne sarà una terza che sarà il 20... Aspetta che te lo vado a dire in tempo reale proprio, il 22... Il 22 proprio sarà... Adesso poi dopo dovremo un attimo decidere, però salvo cambiamenti, poi dopo vedremo. Il 22 proprio ci sarà una serata finale di ringraziamento, in cui tutti coloro che sono stati con noi potranno anche ritornare in 2-3 minuti a raccontare un po' di loro. E quindi vi aspetteremo numerosi. Bene, perfetto. E comunque daremo indicazioni adesso da qui alla settimana, una settimana e mezzo, vi daremo tutto quanto necessario che serve. Sì, sì, daremo notizie, anche perché dobbiamo ancora pensare bene come fare questa finale, questa seconda esatto, stagione. Stiamo un attimo decidendo, poi non vi preoccupate, comunque ero dal profilo mio, dal profilo di Sara, o anche dalla neonata pagina, che vi ripeto il nome, I Mille Fogli Sparsi di Andrea e Sara, saprete tutto quanto. Quindi come una al solito, settimana, tanto una settimana proveremo... e mezzo. Troveremo un inghippo per amalgamare tutti coloro che sono stati i nostri ospiti, perché vogliamo ricordarli tutti e i loro libri, esatto. Naturalmente. Quindi chi si sta guardando, prepari già i libri, che farà una piccola parentesi di qualche minuto. Poi adesso comunque vi daremo indicazioni da qui a qualche una settimana o due, saprete c'è tutto. Tempo. Insomma, sì, sì, quindi tempo c'è. Sì, sì, esatto. Allora, e detto ciò, saluto tutti, io ringrazio tutti e auguro una buona serata.
Adesso passo la palla a te e dici te tutto quanto. No, no, a posto, direi che abbiamo aggiunto tutti, come al solito, ripeto, fate i bravi, mi raccomando, ci vediamo la prossima settimana. Buonasera a Ok, tutti. ciao a tutti. Ciao.